Altro problema gigante che abbiamo sono le specie invasive. Questo lavoro che vi faccio vedere sostanzialmente è su un gambero che magari tutti conoscono, il gambero della Louisiana. Questo qua arriva da un po' più a nord, è comunque del Nord America, arriva tendenzialmente dalle montagne rocciose, Oregon, quella zona lì, è arrivato negli anni 60-70, è arrivato in Nord Europa e adesso è dovunque, in qualunque paese europeo. Queste specie invasive hanno degli impatti su tutti gli altri, di sicuro di per sé, nel senso che per esempio tra gli invertebrati i gamberi sono tendenzialmente qualche migliaio di volte più grandi degli altri, quindi a livello di predazione sono una roba mostruosa, cioè che rispetto a tutti gli altri possibili predatori, non dico come un pesce, ma quasi, ha una massa che è, se mediamente un insetto pesa un decimo di grammo, loro magari ne pesano 30. Il vero problema non sono neanche loro stessi, ma è il fatto che quando noi spostiamo un animale, qualunque esso sia, un uccello, un pesce, un gambero, questo si porta dietro tutte le malattie che ha. E come noi abbiamo portato il tifo e l'influenza agli indiani d'America, lui ha portato un parassita, una muffa sostanzialmente, che è un parassita dei gamberi, che è stato quello che ha sterminato quasi tutti i gamberi. In Italia praticamente i gamberi autoctoni sotto i 500 metri sono praticamente quasi spariti, ci sono in qualche risorgiva dove non sono arrivati gli alieni, se no si sono salvati più in alto per questioni legate alla temperatura, nel senso che il gambero, questo no, questo arriverà anche in alto purtroppo, ma il gambero della Louisiana, se la temperatura primaverile del fiume non è sopra i 10 gradi non si riesce a riprodurre, quindi in tutta la Lombardia arriva fino a 500 metri, dai 500 metri in su non lo troviamo da nessuna parte praticamente, mentre il nostro si trova tranquillamente fino a 1200-1300, quindi il nostro non si è estinto perché riesce a vivere anche un po' più in alto, dai 500 metri in giù praticamente si è estinto completamente, ma per questioni legate alle malattie, non perché è stato effettivamente soppiantato dall'altro, l'altro è arrivato e lui ha iniziato a ammalarsi. Solo le malattie o più inquinamento? No, secondo me il problema vero sono le malattie, nel senso che comunque sono animali abbastanza resistenti. Cioè, quando prima parlavamo della parte sensibile oppure no della comunità, questi di sicuro starebbero nella parte non sensibile. Il lavoro che vi presento sull'effetto dei gamberi in realtà non è fatto in Italia, perché in Italia i dati vengono raccolti un po' spannometricamente. È fatto in Inghilterra, dove invece hanno un sistema di monitoraggio iniziato negli anni 50 che tutti i fiumi vengono campionati tutte le stagioni dagli anni 50 e quindi è un po' più facile riuscire a capire cosa cambia veramente e cosa invece non cambia. E praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso una serie di fiumi, un po' di fiumi dove il gambero è arrivato e un po' di fiumi dove il gambero non è arrivato. Per tutti quei fiumi qui abbiamo recuperato tutti i dati storici di invertebrati, quindi come quelli di prima, che vi ho spiegato prima, che si raccoglie un metro quadro di fondo sostanzialmente e si vede tutto quello che c'è dentro. Abbiamo ricostruito la storia delle portate di tutti i fiumi, ora per ora, per 20 anni sostanzialmente, e dove erano presenti i gamberi abbiamo ricostruito sostanzialmente la data di invasione, quindi quanto sono arrivati. Quindi abbiamo fatto tutta una serie di analisi sull'andamento delle portate in questi posti e abbiamo stabilito cosa? Un po' quello che ci chiedevamo, quindi le traiettorie delle comunità, come sono cambiate le comunità di invertebrati confrontando cosa c'è, perché il problema è che le comunità di invertebrati cambiano nel tempo, ma il fatto che cambino nel tempo non ci permette di capire il perché sono cambiate. Sappiamo che sono cambiate, ma non riusciamo a definire un effetto causale sul perché sono cambiate. Per capire perché sono cambiate, il trucchetto è fare questo: avere due gruppi di fiumi, uno dove sono arrivati i gamberi, uno dove non sono arrivati, li seguo tutti e due per 20 anni e vedo se sono, di sicuro sono cambiate sia una che le altre, ma in questo modo posso vedere se sono cambiate nello stesso modo o una è cambiata in un modo e l'altra è cambiata in un altro, che è sostanzialmente quello che abbiamo fatto. Quindi vabbè, questo è per farvi capire quanta roba ci può essere dietro per rispondere a una domanda che sembra semplice.
queste qua, sono tutte le portate di un pezzettino dei fiumi, perché erano quattro regioni diverse, su cui sostanzialmente siamo andati a identificare anni particolarmente siccitosi o anni particolarmente piovosi. E quello che abbiamo scoperto, diciamo, questa è la stessa cosa vista per tutta l'Inghilterra o varie zone, è che, e questi sostanzialmente sono quattro classi di intensità delle portate. A sinistra quelli chiari vuol dire anni con portate molto bassissime, portate basse, portate medie, portate alte. Sostanzialmente le invasioni sono avvenute praticamente, la stragrande maggioranza delle invasioni è avvenuta in anni in cui le portate sono basse o bassissime. Negli anni in cui le portate erano alte, di invasioni non ce ne sono state. Questo perché? Perché non è chiaro. Può essere legato in parte al fatto che comunque tra i vari organismi acquatici i gamberi non sono particolarmente bravi a resistere alle piene. E quindi probabilmente non andavano ad invadere un posto nuovo in anni in cui già stavano male nel loro posto nativo. Se ne stavano lì, aspettavano un anno in cui le condizioni erano tali per cui si potevano spostare. L'altra spiegazione plausibile è che in anni con portate molto basse lo spazio nei fiumi dove c'erano fosse troppo poco per tutti. E quindi sostanzialmente dovevano emigrare perché erano in troppi nei fiumi in cui erano. Però di sicuro arrivano quando di acqua non ce n'è. Quando di acqua ce n'è non arrivano. Tenete conto che i fiumi nello studio erano una quarantina, per cui è una roba abbastanza robusta, non è... Questo invece è cosa è cambiato agli invertebrati. Questa è una roba relativa, nel senso che qui vedete il cambiamento nei fiumi con i gamberi rispetto a quelli che i gamberi non c'è davvero. E le righe tratteggiate identificano il periodo in cui sono arrivati i gamberi, che è diverso a seconda delle diverse regioni. Ma in sostanza, questo è quanti tipi di insetti diversi troviamo. Dall'arrivo dei gamberi, a seconda dei posti, si ha un effetto immediato o con un lag temporale di qualche anno, ma quello che si vede, e che è interessante, perché quello che succede di solito nella stragrande maggioranza delle specie invasive è che all'inizio hanno un effetto praticamente devastante, cioè spariscono un sacco di animali. Ma dopo un certo numero di anni, che può essere 10, può essere 20, in realtà la comunità si abitua alla presenza di questa bestia e ricomincia a tornare ai livelli precedenti, cioè non ai livelli precedenti, ai livelli dei fiumi dove i gamberi non ci sono, perché questo è sempre un confronto tra dove ci sono e dove non ci sono. All'inizio crollano, ma poi risalgono. E questa è una cosa che è successa storicamente con praticamente tutte le specie invasive. Una specie arriva, invade, esplode, diventa numerosissima, fa dei danni mostruosi e poi a un certo punto inizia a prenderla nello stesso posto in cui l'ha messa tutti gli altri. Non può dipendere dal fatto che con tutte le specie invasive vengono portate in un ambiente che non è il loro. Quindi c'è una prima fase in cui si espandono, ma poi le condizioni non sono perfette per la loro sopravvivenza e poi automaticamente si riducono. Sì. Che succede per tanti animali. Può essere. Sì, può essere legato a quello o può essere legato al fatto che gli altri imparano a conviverci. Le spiegazioni possono essere anche qui tantissime. Di sicuro quello che succede alla fine è che l'impatto c'è, è devastante, sembra una roba da cui non si recupererà mai, eccetera. La verità è che il tempo... La natura vince, se gli dai il tempo in qualche modo, poi ci sarà questo gambero piuttosto che l'altro, non saranno le stesse specie di prima. Però alla fine, se ci sono delle risorse da sfruttare, tornerà qualcuno che le sfrutta. Non rimangono lì abbandonate a se stesse mai. Ci può volere più o meno tempo e questo tendenzialmente è l'aspetto su cui gli uomini possono fare la differenza. La natura si riprende anche da sola, però magari ci mette una vita e mezza. Se noi gli diamo una mano possiamo far sì che questa cosa, che di sicuro succede, di tornare ai livelli di prima, succeda prima. Dando per buono che se una specie è arrivata degli impatti li avrà. Non ci piove, quello è così.
La stessa cosa, quella era la ricchezza di specie, questa è la ricchezza funzionale, quindi diciamo proprio di tipi diversi di bestie, lumache piuttosto che sanguisughe, piuttosto che insetti, piuttosto che... Anche lì vediamo che crolla. E sostanzialmente la cosa interessante è che crolla, ma quello che sparisce, cioè rimangono solo gli insetti paradossalmente. Gli insetti che sono quelli più sensibili, un po' più sfigatini, eccetera, sono quelli che dai gamberi non vengono toccati. Perché? Perché sostanzialmente il gambero è un predatore e le prede più comode, che sono più grosse, che sono più facili da prendere, eccetera, sono vermi, sanguisughe, lumache e conchiglie in generale, che sono quelle che spariscono tendenzialmente dove arrivano i gamberi. Poi, non sempre, perché in Italia per esempio abbiamo tipico gambero della Louisiana e corbicola fluminea che sono le vongole d'acqua dolce, ma è perché quelle sono talmente grosse che neanche i gamberi riescono a mangiarsele. Quelle che abbiamo ma in tutta Europa native mediamente sono molto piccole e quindi riescono a mangiarsele. Ma se dovessero trovare quei bei gruppi di portassassi con gli attaccati, se li pappano. Sì, se li pappano anche quelli. Però per dire già tutti efemerotteri, eptageni, quelle robe lì scappano e sono difficili da vedere. Quindi paradossalmente cosa succede? Che ci sono tantissimi posti dove vengono applicati gli indici che si utilizzano per il monitoraggio, che utilizza l'ARPA, eccetera, che sostanzialmente vi dicono che questo posto sta benissimo, perché mancano le specie poco sensibili. Ma mancano perché c'è qualcuno che se le mangia, non perché non ci sono. E quindi la presenza di specie aliene crea anche dei problemi per chi poi deve valutare gli impatti. Tu sei abituato a guardare il fiume e dire ok, se mi spariscono le specie sensibili è perché ho dei problemi di chimica, eccetera. Ma non esiste niente che ti dica che spariscono le specie poco sensibili e ti rimangono quelle sensibili. E quindi scombussola tutti i conti. In più succede un'altra cosa alle comunità invase dai gamberi, che rispondono in modo totalmente diverso agli stress rispetto a una comunità in cui i gamberi non ci sono. Qui esattamente come prima il confronto tra la riga grigia, che sono la media dei fiumi dove i gamberi non ci sono, e la rossa, che è dove invece i gamberi ci sono. È come risponde sostanzialmente la diversità della comunità al passaggio di un'onda di piena negli ultimi 3 mesi. Più si va a destra, più l'onda di piena è forte, è grossa. Sostanzialmente in una comunità normale, naturale, più è forte l'onda di piena, più diminuisce la diversità della comunità. Nel senso che qualcuno viene spazzato via e quelli che rimangono sono una frazione di quelli che c'erano all'inizio. E sarebbe quello che mi aspetto normalmente, mi prendo, ne sparo via la metà e ne ho meno. Dove ci sono i gamberi si sente il contrario. Perché? Perché in realtà quando ci sono le piene, quello che succede è che gli insetti vengono spostati in tutto il fiume, quello che dicevamo prima. L'acqua, loro sostanzialmente vivono in acqua, nel momento in cui il sedimento inizia a muoversi un po', vengono spostati. I gamberi tendenzialmente non arrivano a colonizzare tutto il fiume e tutti gli affluenti, qualche posto dove non ci sono c'è. Quando la piena passa, rimischia tutto e riporta nel posto dove prima erano sparite un sacco di specie, quelle specie che erano sparite. Infatti parte da una diversità più bassa, tendenzialmente, rispetto alla comunità naturale. Se le piene sono molto basse, diciamo, se non ci sono piene, c'era meno diversità prima e c'è meno diversità dopo. Ma nel momento in cui passa la piena, scopriamo che diventa più diverso di quelli naturali, perché ha riportato lì un sacco di bestie che erano state sostanzialmente sterminate e sono state riportate lì dall'alto. Quindi, oltre a cambiare quello che c'è in una comunità, cambia anche come questa risponde alle varie pressioni, il fatto che ci sia una specie invasiva oppure no. E qui sono sostanzialmente le tre specie che più abbondanti in Italia, soprattutto qui in Lombardia, quello più diffuso di sicuro è il Procambalus clarki, che è il gambero della Louisiana, che però in generale è uno in Europa di quelli che sta facendo meno danni, nel senso che
ha bisogno di temperature molto alte, quindi tutta la parte nord dell'Europa non ci arriva, non riesce a riprodursi. Mentre questo, che è quello di cui abbiamo parlato, è dovunque, è in tutti i continenti tranne l'Antartide, è arrivato dovunque. E il problema è che questo in Italia credo che l'abbiano già trovato fino a 1000 metri o giù di lì, che praticamente vuol dire che può arrivare a coprire quasi tutto l'areale del nostro. Il nostro fino adesso si è salvato perché è andato in alto, si è ritirato in alto, perché l'invasivo che avevamo tendenzialmente non ci poteva andare. Se invece va nello stesso posto, tutti i gamberi americani, tendenzialmente tutti gli astacidi americani, sono portatori del parassita della peste del gambero, del fumo che dicevamo prima. E tendenzialmente sono immuni, nel senso che o un individuo è particolarmente già debilitato di suo, oppure se lo portano in giro e non gli fa niente. Esatto. I nostri non ce li hanno, e quindi che stai bene o che stai male, se te lo prendi sei morto. Orcolectes è più che altro nei laghi, in tutti i laghi, Lago Maggiore, eccetera, ce n'è un sacco di questo, che è arrivato negli ultimi 4-5 anni. È un po' più piccolino, con le chele un po' più piccoline, però dicevo, il problema in realtà è che anche se hanno delle differenze tra loro, la verità è che gli impatti ce l'hanno perché portano in giro i parassiti, quindi che siano più belli, più brutti, più cattivi o più grossi, cambia poco. Esatto, sono tutti infetti. Quello che potrebbe fare la differenza a livello di impatti è quanto stanno bene al freddo, che per ora è stato quello che ha un po' salvato i nostri, il fatto di riuscire a vivere a temperature molto più.